Paolo VI, che è stato, mi capite, Parravaggio, che è stato per lungo tempo un pochino considerato troppo progressista dai conservatori e troppo conservatore dai progressisti, e per questo motivo negli ultimi anni era entrato in un cono d'ombra dove ciascuno cercava di rifugiare il suo pensiero ma non manifestarlo. E invece c'è voluto Francesco dall'Argentina per in un certo qual modo riabilitare, se mai ne avesse avuto bisogno, questo Papa, che è stato un Papa che ha segnato fortemente la storia della Chiesa negli anni 66-67, quando è stato eletto al Pontificato, 72-73, non mi ricordo quando ha terminato il suo mandato. E Paolo VI, come è stato ricordato, è un uomo di cultura innanzitutto. Nel 1946 era l'assistente, giovane prete, era l'assistente degli universitari cattolici. E nel 1946 lui, non degli universitari cattolici, dell'Azione Cattolica, e lui disse praticamente poche cose, disse sì, l'Azione Cattolica racchiude tutti i cattolici oggi impegnati nella ricostruzione di questa nazione, ma io voglio fare un'associazione particolare per gli artisti, perché la prima cosa che c'è da ricostruire in questo paese distrutto è la coscienza nazionale. E io vedo negli artisti, diceva Montini, vedo negli artisti la strada più efficace per toccare i cuori degli uomini. E devo dire che non aveva torto, perché nella seconda metà del Novecento in Italia sono fioriti decine e decine di grandi pittori, alcuni addirittura agnostici e provenienti da ideologie un pochino lontane da quello che era il credo cattolico, e che invece via via, attraverso le opere realizzate ma anche per una maturazione personale, si erano avvicinati alla fede. Parliamo di tanti nomi che ora non vi faccio perché forse voi argentini non conoscete, ma gli italiani conoscono benissimo. Ora, cosa dire di più di Paolo VI? Io mi sono messo degli appunti. Paolo VI ha fatto 3-4 encicliche che sono pietre miliari per la dottrina della Chiesa. Nel 64, Ecclesia Saudi. Nel 67, La Popolorum Progressio. E poi, tra le altre cose, la Umane Vitae, oggi di particolare attualità. Io ho difficoltà a parlare del Papa, però vi voglio dire, oltre che essere per noi padre due volte, padre perché è un sacerdote, tra virgolette, con la S maiuscola, e padre.
iniziativa in favore degli handicappati, e appunto anche lui in un certo qual modo si commosse. Ora, per non ulteriormente annoiarvi e anche per dire delle cose piuttosto precise, devo dire, svelare un piccolo segreto, che non solo la Beatrice, si chiama Beatrice, io mi chiamo Dante, e quindi siamo amici, siamo vicini, siamo entrambi vicini alle sfere celesti, e poi non solo la nostra artista dipinge quadri dei papi, io ho il brutto vizio di dare del tu ai papi e scrivergli lettere aperte. Per cui in anteprima non si dovrebbe fare, perché devo ancora pubblicare questo libro sui papi, però volentieri vi leggo quello che io ho scritto già da tempo indietro per Paolo VI, e devo dire che sarà una sfida, piccola digressione tra parentesi, sarà una sfida agli autori, scrittori che, non sapendo cosa dire, lo dicono in 500 pagine. E io invece mi sono permesso di scrivere la storia di ciascun papa, dal Leone XIII, i papi dell'era moderna, fino all'ultimo Francesco, venuto da lontano, storia di questi papi in 33-35 righe, anche spezzate. Quindi cosa ci sarà come storia in 35 righe, non lo so. Però, se mi permettete, dura 2 minuti e mezzo, ve lo leggo, anche perché penso che si capirà meglio ciò che è stato Paolo VI. 1966, ti accoglie una chiesa nuova, fresca di concilio, e subito convochi il sinodo dei vescovi, cui affidi il compito di affiancarti nel difficile lavoro che ti attende. È tempo di forti antagonismi storici e culturali. Aspettavamo la primavera ed è venuta la tempesta. Ai valori del cristianesimo si oppongono ideologie anticlericali e laiciste. Alle sfide tu, Papa Montini, rispondi con pacatezza e lungimiranza. Non trascuri i fermenti degli uomini e della società nel suo insieme e ne interpreti desideri d'attesa con gesti significativi. Da 4 secoli, tra qualche mugugno curiale, abolisci l'anacronistico indice dei libri proibiti e istituisci la prima giornata mondiale della pace. Rompi il tabù dei viaggi in aereo per i papi e voli senza soste lungo le rotte dei 5 continenti, visite apostoliche e incontro con i grandi della terra, dalla Terra Santa all'Asia, Oceania e Australia, dall'India all'Africa, dalle Americhe alle Filippine, dall'Assemblea dell'ONU alle remote, dimenticate e marginate regioni. E al Congresso Eucaristico Internazionale, al 50° anniversario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e lo storico incontro con Atenagora I ad Istanbul. Nel cuore un solo desiderio, conoscere e capire cosa muove dentro le persone e la volontà di rispondere con sollecitudine ai bisogni inclini troppo spesso a cedere alla confusa secolarizzazione. Ad una realtà tesa ad emarginare la sfera spirituale dell'uomo, hai saputo gestire il rapporto Chiesa-mondo con grande coerenza e con equilibrio hai risposto alle accuse di modernismo e immobilismo. Natale 68, anno di nuovo impegno. Per la prima volta celebri la messa di mezzanotte in un impianto industriale di Tazzider di Taranto. Suggella l'amicizia tra Chiesa e mondo del lavoro. C'è un anno santo nel tuo pontificato che inauguri la notte di Natale del 74 per ricordare al mondo la sollecitudine della Chiesa, perché è
espressione, ecco l'ultimo tuo dono al mondo dei giusti, ci lasci la profonda umanite. Ecco, questo è il concentrato della vita di Paolo VI, naturalmente c'è molto, c'è un'infinità di altre iniziative che ha fatto Paolo VI, però credo che qui il vincenzo da ancora da rompere, Francesco Dolcetti, e ha dato un segno nuovo puntando soprattutto a quello che aveva deciso il Concilio, che subito dopo la sua morte era entrato in penombra. Ora con Francesco si sta a riscoprendo.